Buonasera. Buonasera a tutti. Stasera siamo in un casolare veramente imponente, enorme. Praticamente lo chiameremo la villa dalle 100 finestre, perché effettivamente solo nella prima facciata 36 finestre, più ce n'è un'altra 36 di dietro, più quelle laterali, e arriviamo a superare forse le 100. Questa sera l'investigazione sarà abbastanza impegnativa, non è stati fatti sopralluoghi, non è stato fatto niente, è stata solo diciamo, una vista di sfuggita del posto. Roberto, se vuoi aggiungere qualcosa. Qui è già aggiungere poco. Questa sicuramente è una casa colonica disabitata a occhio almeno da 20 anni, perché cioè perlomeno anche i pavimenti sono messi bene, quindi non è tantissimo che è disabitata. Come ha detto Luca, è veramente enorme, però non sappiamo se effettivamente ci sono storie di spiriti o fantasmi in questa casa. Lo scopriremo stasera Ah sì, andando se troviamo magari qualche grotta, avanti. qualcosa, Anche. va a sapere. Non lo sapremo neanche noi, quindi andiamo a braccio a quello che può venire fuori. A volte su queste ispezioni così magari è quello che viene fuori qualcosa di più bello, no? Come quando cucini, che poi magari fai una cosa, tira via e vi è più buono del resto. Ah Andiamo a sì, è vero. fare un'ispezione così alla cieca, tra virgolette, e può darsi che viene fuori una gran bella ispezione. Ok, cominciamo l'investigazione. Bando alle Andiamo. ciance. Andiamo. 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 Cominciamo da qui a destra. Attenzione al pavimento, ragazzi, eh. Pare che è di più di 20 anni, Roberto, questa dismessa, sta casa. Che dici? Hanno più almeno. Dici? Solo 20? Non è di più. Cioè che è stata fatta, vabbè, sicuramente di più, ma io proprio parlavo che non viene utilizzata. Vabbè. Ma secondo me anche c'è un più piatto. Allora, qui c'ho le scale che vanno da sopra. Cioè tu guarda le porte, 20 anni parli del 2000, il 2000 non c'è stato Ma che le porte. dici? No, ma guarda i chiodi, questi qui e quelli fatti a mano. Vedi? Che quelli fatti a martello. Questi forgiati. Poi guarda i pavimenti. Infatti io ho cominciato da destra per fare prima tutta la parte di là, poi andiamo a sinistra, poi andiamo di sopra. Guarda, queste scalette, ma questa è via. Teleporto, non ci ho visto mai teleporto di nuovo oltre. Secondo me magari vogliono utilizzarle come mensili. Guarda, Non guarda c'è quel nessuno buco di là, fuori. guarda quel buco là. Guarda Scendiamo al piano sotto. sì. Sì, non so com'è. Questi
Oh, che ha tutte ste catene? Io butto sullo spettro rosso. Oppure proviamo la novità verde. Bisogna che metti quella rossa, Davide. Una roba assurda. Che cazzo serve tutte queste catene? L'araccio si può andare, Ma le parte praticamente c'è quel cancello che veniamo fuori, dopo tutto una specie di toglietta di. Perché Cerca di non avvicinarti troppo alle finestre per non dare luce. vedo che qui c'è una porta murata, forse c'erano le scale. Ah, quindi il buco arriva Perché sta catena di nuovo? qua. Ah, io non l'ho toccata. Spostamento di Spegni un lui, po' la luce bianca, è Robè. lui che si muove. Fai un po' una foto. Metti uno spettro rosso. Il meter non segnala niente, manco io, manco K2. Così ho fatto un quadrato Non è tanto normale sta rosso. cosa, eh? Lo vedi, non si ferma. Eh no, ma tutte, cioè solo questa, con le altre tutte ferme. Oh, il solaio, occhio a che... Strano. Meter niente? Mi termina. K2 niente. Molto strano. Ma qui è tutto collegato, secondo me come ci muoviamo Sì, infatti trasmette... senti che sono Ma praticamente che c'entra con quella? Mica tocca tutti dentro. per terra. Sì, infatti. A meno che non c'è qualcosa sopra, sul solaio sopra che si è mosso. Però, oh, guarda che io sento proprio Sì, ho detto pure che provo io, quasi a sfondarsi, se muovendo quindi. come provi a camminare. Casomai c'è pure il fuoco che c'è ancora la palla. Sì. Bene, qua pure c'è, ma mica balla. Qui però si muove il pavimento, eh. Siamo entrati a destra. Era il camino. Questa è la cucina o la sala principale. Dobbiamo fare una botta di spirit box qui. Ok. Sì, perché effettivamente sembra così molto. Accendo il registratore panoramico. Sì.
Oh, si è mosso, Il nostro. eh? Sì. È strano che non c'è la canna fumaria. Infatti è molto strano. Chissà cosa c'era. Dall'altra parte c'era invece un intercapedine, sembrava una canna fumaria. Allora, guarda. Dici che è vuoto? Non lo so, perché questa è una foratella, quindi potrebbe essere una vuoto perché è una foratella. No, probabilmente tanto se ci sarà stato. Oh, guarda quello. Cosa, Luca? Guarda che grosso, eh. Guarda guadagno. Ah! Allora, facciamo una botta di spirit box, appoggio il registratore in paro un amico qui. Bene. Scusaci se siamo entrati nella tua casa. Vogliamo solo sapere se sei ancora presente. Puoi parlare attraverso questo apparecchio. Vorremmo sapere chi sei. Sei qui vicino a noi? Come ti chiami? Ti ricordi come ti chiami? Però ha fatto un rumore strano lo spirit box. Non vogliamo farti del male. Sì, andiamo nel piano del sopra. Sopra? Sì, se c'è qualcosa non Sì. sto Allora, riuscendo adesso in qui. spiego un attimo lo spettro verde con te.
David. Sì. Praticamente, come vedete alle spalle di David, fa l'ombra in 3D. Vedi? Praticamente fa l'ombra avanti, l'ombra centrale e l'ombra dietro. Quindi con lo spettro verde si copia più facilmente l'entità, sia con lo spettro verde che con lo spettro blu che mi sto organizzando per recuperarlo. Vedi come fa con lo spettro rosso, mica c'è falluci. Con lo spettro bianco proprio per niente. Perché tante persone mi hanno chiesto, usate la luce bianca perché non ci si vede bene e tutto quanto. Allora lo rispiego per l'ennesima volta, che praticamente lo spettro bianco, la luce bianca, la luce a LED bianca, non facilita la visione dell'entità o delle ombre o di qualsiasi cosa si voglia palesare. Penso che è stata molto chiara come spiegazione. Sì, però siccome ve l'ho detto diverse volte, ma mi pare che c'è qualcuno che ancora non lo comprende, quindi l'ho rispiegato. Stava le scale pendate sopra. Mi pare di qua, non ce lo ricordo mai. Ho qui la lavora. Allora, questa andava giù, esci da questa porta lì, alla tua destra. No, È uguale, è la stessa. a destra pare andava su, guarda, qui. Thank you very much. Di cosa? Tutto No, sarai di Gianluca. Rosso. strucinato, sei pieno di ragnatele. Cosa? Mi ha copiato un orbe, ma non so se è fondo. Era piccolino. Porca miseria, come vanno su ripide queste scale. Senti come rimbomba. Gli archi. Direi di lasciare la stessa cosa che abbiamo fatto sotto, nel senso iniziamo da destra e poi a sinistra, capite? Ma penso che Che? da qua questo è tutto aperto, non è come di Non lo sotto. so, c'era più piano andando su, Guarda, eh? guarda che roba! Ah, Ehi, per vedo, vedo. terra! È tutta rialzata da là. Solo in questa stanza ci sono 7 finestre. Mi 2, sembra 4. che da fuori proprio cucini, c'è una finestra che sta raso Infatti. per terra, insomma. È strano. Beh, vedi tutte quante altezza pavimento, però. O c'era un Ma altro cucciolo più piccolo? credi? Tipo un balcone che gli girava intorno? Sì. E potrebbe esserci stato in Eh sì, perché vedi qualche modo. sta finestra qui tende a aprirsi anche sotto. Guarda, c'è le persiane qua che si apre sotto. È l'unica che... No, pure Lì quel tubo che veniva giù, uno scarico, che è un altro piano che sopra. Sì, dico, qui per terra non c'è niente, quindi come va il sicuramente. bel meter? Come va il bel meter? Non ha segnato mai? Perché Mai. sento i brividi. Roberto, fotografa verso là, che c'è il corridoio completo. Cioè, ho visto, mi pare di aver visto qualcosa.
È lungo, eh? Qui dovremmo essere dirimpetto alla cucina di sotto, o no? No, mi sa che stavamo sull'altra parete di sotto. Ok. Qui pure. Lì c'è una nicchia, come qua. E guarda qua, questa finestrella, quant'è carina. Tutte, la vedi quella piccoletta lì? Sì, pure della. E lì poi si apre. Da proprio così. Perché è una finestrella interna. Interna stanza di là o interna stanza di là, si vede il muro. Il corridoio quello che è. Però, cioè, il motivo Ah boh. che tu dici che è collegato con la stanza di là? Sì, ma perché dovevano... Si è mosso. Che si è mosso? È un po' forte. Wow, meno male. Ah, questo è che non ridiamo molto prima. Che si è mosso, Luca? Il pavimento. Ah! Mi fai un secondo, una cosa? Stiamo qui, mettiamo, metto il registratore panoramico qui Bene. acceso, no? Ma vuoi dire che questo era di tipo consorzio, una cosa? Sicuramente era tutta roba Un contadina. consorzio agrario, qualcosa del genere? Ah, non lo so, c'è un sacco di Perché se la siccome. legge tutto, cioè, per come è strutturato, non sembra che proprio tutti quanti questi cavi, questi tubi. Sì, però quello che voglio dire, già da come è strutturato, al di là dell'uso che mai possono venire fatto in un secondo momento, però mi sembra difficile che possa essere stata un'abitazione. All'inizio sicuramente, poi sarà stata trasformata, forse. Non so che vuol dire. Fammi una botta di spirito. Cos'è? Ma impari le cose per riempire le taniche del via a me? Che c'è tipo una specie di leva per Vedi, guardate, c'è aprire. da O tanto. l'acqua. Perché se non è mai stata Acqua! Penso che un'abitazione, infatti si. sarà difficile che questa Fanculo. nitida. Una macchinetta. Che è successo? Abbiamo un po' d'acqua da macchinetta, scusate. Capito, ragazzi, se questa non è mai stata un'abitazione, sarà difficile che ci becchiamo un'entità. Ma credo di sì, ohia. Sicuramente Questa è una casa colonica. sarà nata come abitazione e poi è stata adibita a un proprio magazzino agricolo, Buon. Può farmi una botta di spirit box? Sì. C'è nessuno che vuole parlare con noi? Che vuole comunicare? Ci stiamo disturbando?
non vogliamo farti del male. Sta parlando. È una voce femminile. Puoi riprovare a comunicare con noi? Come ti chiami? Senti il sottofondo? Vuoi darci un segno della tua presenza? Prova a sbattere nel muro come faccio io. Vabbè. Perché devo compiere la vita? Dovrebbe essere ancora un piano se li dico bene? In teoria. Questo sembra fatto più recentemente rispetto a quello di sotto. Sembra più pulito più che altro. Anche più pulito. Però vedi che è spaccato, non è più recente. No. E poi comunque vedi, anche qui, come di sotto, hanno puntellato solo zone laterali. Sì, perché comunque è buono i travi. Mm. Sotto i travi era buoni perlomeno. Prova un po' col meter sulle parti elettroniche. Guarda, questo è il K2, quello è il meter. Sì, no. Io.
Voglio da foto. Guarda che roba. Da qua una bella foto. Vabbè, guarda che roba. A parte che c'è pure un pipistrello. Anche da qui, verso l'angolo là. Comunque qua su non c'è più polvere, No. perché qua su mi ricordo guarda che c'è tutto Può essere pure che giù da sotto, avendoci lavorato, l'entità si è spostata in alto. Perché qua praticamente è tutto aperto. Abbiamo fatto una seduta in ogni piano, non so, le provo a fare un altro qui. Volevo solo vedere perché praticamente, se voi fate caso, gli archi, quello centrale è più grande e i laterali rimangono più piccoli e vanno a seconda di com'è il tetto. Vedi? È una figata, ma veramente una figata. Di Pirello. Tu vado a stare Guarda, questa posso andare sul soffitto. nella scala, non sai di là. No, va fuori. È sul tetto. Mi vado sul tetto. Sicuramente. Noi siamo venuti da qui, c'è un'altra scala là. No? Qui? No, qui è collegato con la stanza mia. Tutto collegato. Oh, cosa hai trovato? Siamo al piano di sotto, credo. Cos'è che anni è sta casa? Sai quando le facevano queste qui, le finestrelle, per vedere come erano messi i ferri delle travi centrali? Questa c'ha 200 anni sta casa. Questo l'ho visto solo in Televille di Conti, una roba così io. E E poi non comunque, hai c'era. visto come è messo qua il ferro ancora? Hai visto che roba? Altro che le case nostre, vabbè. Di solito questo c'è anche le chiavi, no? Che ti è stretto Ma no, perché è messa bene la struttura, capito? Cioè, isolare. messa No, bene ma per ce le modo di costruiscono, ce le costruivano. Solo che è strano. dire. Vedi come si flette nelle travi, però se vai a vedere quanto tempo c'ha, non c'entra manco l'acqua. Allora, ti dico una cosa. Sì, no, ma è messo benissimo. Poteva essere, visto che c'è la villa qua vicino, la villa vecchia, e poi hanno costruito quella nuova. E Ah, può questa era quella essere, vecchia. può essere. Ma tu guarda quante alte ste piante, oh, ma siamo su da cima, abbiamo fatto 9 metri. Diciamo che abbiamo visto un bel posto. Questa è l'ultima volta che cerchiamo di comunicare con te. Se vuoi dirci qualcosa, diccelo ora. Guarda la tegola là. Roberto, mi controlli se c'è corrente del pannello? Non ci dovrebbe essere, però per sicurezza. Prova a comunicare con noi se vuoi, se ti va. Prendi energia dall'attrezzo che abbiamo posizionato di sotto, si chiama M-Pump.
Dicci il tuo nome. Ti ho sentita prima. Aveva detto qualcosa. Per favore, puoi dirci come ti chiami? Niente, ho sentito qualcosina, ma niente di rilevante. L'altra volta lo Dicevi no? sentivo più forte. Niente, Dicevi, mica Robè? solo che fai così a croce. Ma che roba! Un altro qualcuno. Sì, perché Sta guarda com'è vedendo. fatta la porta. Allora, puoi accendere la luce davanti e andare giù per primo. No, più indietro. Più indietro. Tanto ma Vai. di tanto ma via. Vai, vai. No, andavo avanti a lui perché Adesso. c'ha la luce potente. Io la tocco la mia. Ma questa non era aperta di porta? Sì, era aperto. Cioè, nel senso era aperto a cucina. Davide, l'hai chiusa, Davide, l'hai chiusa te? Cosa? Questa. No. A me mi pare che comunque era aperta nuova. Era più aperta, cazzo, come Che no? era aperta prima? Può Sì, eh? darsi che i guardi. No, no, può darsi con cazzo, sente che è pesante. Dovremmo ricordare il registratore panoramico. Era nel piano qua sotto, vero? No, mi sa che era qui, lo vado a prendere io. Non di sotto, qua. Sentito? No, è lui che ha fatto quella botta. No, il cigolio della porta. Ah, era lui, ok. Qualcosa di strano qui. Lo lascio acceso il registratore panoramico, perché sento qualcosa di molto molto strano. Però non siete altri. Porca puttana. Questo l'ho registrato, senti.
giusto. È un sibilo. Sì. È molto forte, poi si è sentito bene. L'ho registrato pure, sicuro. Due volte l'ha fatto. È tipo... Porca troia, mi sta più i brividi. È tipo quando... Quando... Dove siete? Qua. Verso le scale. È tipo quando strusciane... Non è questa l'uscita? No, questo è un altro piano perché non c'è il sestiere di sotto. No. Porca questo miseria, è un labirinto. È un altro seminterrato qui. Ah, questo sta... Ah. Interessante, ragazzi, qua. Cosa? Allora, questa, un camino, una vestaglia. Tipo una vestaglia che strusciava per terra. Un vestito, un qualcosa. Oh cazzo. Cos'è sta roba? È un compressore, perché c'è il... E perché c'è qui? Qua tutta vernice verde, dei cancelli probabilmente. Non c'hai i cancelli, è tutto aperto. Sì, guardavo. È una stufetta. Qui è una sessione di spirit box. Che già è più chiuso. No, che sembra che c'è più... C'era più vita in questa stanza. Allora, questa è una stalla, di qua, ragazzi. Poi c'è la beveratoia. Era questa la tua stanza? Che miseria. Sì, questa è una stalla. Praticamente è vero, perché noi siamo entrati dal primo piano e questo è il piano terra. Esatto. Perché la scala esterna ti portava al primo piano. Qua ancora mi sta pieno dentro. Qui ci sta? Sta ancora in pieno la terra. Vabbè, ma non credo che venga utilizzata questa. Ma assolutamente. Come ci pensi? Oh, che schifo. La casa dell'orrore. Guarda, guarda che cazzo di mega ragnatela, un'altra. Pure quando ci fa queste catene. Sì, non ho capito che cazzo ci facesse tutte queste catene. Ma io pure tutte queste campane lì a terra, che ce ne sta centinaia. Poi devo capire che roba sono. Vabbè, è una porta murata. Sì, l'ho vista. Murata? Mm-hmm. Quindi ci potrebbe essere grotte. Va sotto, guarda un po', che va verso il basso, guarda i mattoni in alto. Ah, vedi? Oh, sentito lo spirit box? Stavo a dire, a meno che non è scale quelle che vanno sopra. Ma comunque continuava sotto lì. Sì, ma potrebbe essere... Thank you.
Davide, non è che devi buttare giù la casa? No, ho capito. Guarda che c'è... Cosa c'è? Dentro c'era il pozzo dei fuori. C'è un pozzo, sì. Al pozzo. Se c'è un sotterraneo. No. Ma io penso perché è stato murato. Che senso ci avrebbe un murato? Guarda, questa è stata chiusa. È quella che mura dall'altra parte. Eccola, quindi non è. Quindi che... continuavate sotto, sicuro. Sempre per l'ultimo cassetto sta nascoste le cose. Nascoste? È buono, eh? Alle big bici. Vabbè, ma non tocchiamo niente. No, ovvio. No, assolutamente. È chiuso, a chiave. Ma io che ti dico che sta sempre sull'ultimo cassetto e cose. Guarda qua, fino alle mie tele. E ti ho detto, vuoi guanti? Mi hai detto di no. Vabbè, ci siamo... C'è rimasto un altro pezzo ancora... No, quello di sotto no. È chiuso, là. È murato pure da qui. No, magari sull'ala... C'è rimasto un'ala dall'altra parte, dico. Sotterranea? Sempre a piano terra. Dove già abbiamo visto tutti quegli attrezzi, okay. Quelle cose là. Sì, perché... Prima di qua l'intro. Per come è largo l'edificio. Sì, ho capito l'edificio. A 9 reverberi. Guarda che cazzo di ragnatele che c'è. Secondo me possiamo andare dietro al materiale e levarci la del bull. È un labirinto, Cosa incredibile. Signori, l'investigazione è conclusa. Praticamente, in teoria, non abbiamo trovato nulla di rilevante. Poi, naturalmente, ci sarà da vedere in un secondo momento le analisi. Delle foto, degli audio con Vox Populi e via discorrendo. Roberto, vuoi dire qualcosa? Nulla da aggiungere. Abbiamo provato a contattarli in tutti i modi. In tutti i modi, ma a parte che attaccarli, perché effettivamente non si può, cioè non ci dovrebbe. No, ma la sensazione non c'era nulla. Io c'è stato un paio di volte che mi sono stretto il culo, però niente di particolare. E niente. Saremo a vedere poi. Vediamo un appuntamento alla prossima investigazione. Lo vogliamo anticipare che ne abbiamo uno in programma breve che sarà. No, no, non anticipiamo niente perché potrebbe portare sfiga. Ecco, giusto. Quella sarà una roba. Voi comunque continuate a seguirci. E lo scoprirete. Registratevi al canale, accendete la campanella e ne vedrete delle belle. Ciao a tutti. Ciao.